In tanti la conoscono soprattutto per la regia della fortunata serie Lisa di Rivombrosa, ma la signora delle fiction, come viene spesso definita la regista Cinzia TH Torrini, non ha mai dimenticato il suo primo amore, cioè il cinema. Presidente di giuria della seconda edizione dell'Acqua Film Festival, tenutasi all'Elba, ci rivela il suo particolare rapporto con l'isola. Guarda, io qui all'Isola d'Elba ho scritto le mie prime due sceneggiature, quindi il mio primo film, cioè il saggio finale alla scuola di cinema che ho fatto in Germania, e poi il mio primo film per il cinema, che poi andò a Venezia, che era Giocare d'azzardo e che vinse premi, eccetera. L'ho scritto proprio alla Zanca, quindi guardando il tramonto. La regista inoltre ci racconta le emozioni che le suscita l'Elba ogni volta che la visita. Sono toscana, sono di Firenze, quindi l'Elba per me l'ho già conosciuta sia già più di 30 anni fa, quindi, e sono felice comunque ogni volta che ci ritorno di ancora sentire comunque il vero sapore dell'Elba. Devo dire che insomma è riuscita, una delle poche, a mantenersi ancora vera. Infine ci rivela quali sono i progetti su cui sta lavorando. In questo momento ho un progetto di attivazione, una fiction in 6 puntate con la RAI da realizzare a Firenze sugli artigiani artistici, e quindi insomma, ecco perché fa parte anche delle mie radici e sono molto felice. Speriamo che si faccia.